Benvenute e benvenuti a questa prima edizione del TG6, in apertura ancora l'emergenza sanitaria in atto. Sesto caso di coronavirus in Abruzzo, a Vasto. Si tratta di un docente in forza al polo liceale Mattioli. In città è scattato l'allarme, con scuole chiuse, stesso provvedimento a Casalbordino e Palmoli, mentre domani saranno chiusi gli istituti scolastici e i luoghi di ritrovo dei comprensorio vastese. Intanto sul fronte delle buone notizie, la ASL di Teramo nel suo bollettino parla di ottime condizioni cliniche per i quattro pazienti ricoverati in malattie infettive all'ospedale di Teramo. All'interno del reparto è stato attivato anche il servizio di una psicologa per sostenere in questa esperienza di isolamento i pazienti, soprattutto per i bambini, che potrebbe rivelarsi questa situazione particolarmente difficile. Intanto l'Istituto Superiore di Sanità ha confermato che la moglie e due bambini di 4 e 8 anni dell'uomo di Brugherio sono positivi al coronavirus. La famiglia si trovava in vacanza a Roseto degli Abruzzi. Ma andiamo a vedere la situazione nel Vastese, nel servizio di Alfredo Primante. Scuole chiuse a Vasto, Casalbordino e Palmoli è la prima conseguenza della positività al coronavirus del paziente attualmente ricoverato in buone condizioni in isolamento nel reparto infettivi dell'ospedale San Pio da Pietralcina di Vasto. Come da prassi, il campione è stato inviato all'Istituto Superiore di Sanità per le controanalisi che dovranno confermare l'esito del primo tampone analizzato a Pescara, laboratorio di riferimento per la regione Abruzzo. L'uomo, un insegnante trentenne, era stato in Lombardia per un corso di aggiornamento ed avrebbe insegnato al suo rientro per un solo giorno in tre classi all'interno del polo liceale Raffaele Mattioli, prima di accusare i sintomi respiratori segnalati al suo medico di base. Chiaramente, e questo è importante che anche lo comunichiamo alla cittadinanza, tutti gli alunni che sono andati a questa scuola, se hanno sintomi di febbre o tant'altro, chiaramente dovrebbero contattare il medico di famiglia per valutare, o anche il corpo docente, per valutare se appunto fare, diciamo, delle azioni di test o appunto una valutazione clinica se entrano nel cluster del Covid-19. Quello che anche importante, rassicurante, noi consideriamo contatti diretti solo un contatto prolungato con una persona. Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, al microfono di Zona Locale, spiega il perché della chiusura di tutte le scuole fino al fine settimana, ribadendo che allo stato attuale non c'è un focolaio nel Vastese. Ieri notte è arrivata questa notizia, come sapete già, del caso positivo di un professore di una scuola. L'indicazione era quella di chiudere e sanare la sola scuola. Noi siamo andati oltre le norme, siamo andati oltre le circolari e mi sono assunto naturalmente questa responsabilità, perché ritengo che la chiusura di tutte le scuole consentirà di sanificare a spese naturalmente del comune e della provincia gli istituti, ma soprattutto di garantire tranquillità, sicurezza e sperando anche di far scemare questo sentimento oramai comune di preoccupazione giustamente legittima che c'è. Anche il manager dell'ASL di Chieti Shell ha voluto rassicurare cittadini, genitori e dirigenti scolastici, oltre ai sindaci del Vastese che hanno partecipato alla conferenza stampa, rispetto all'efficacia delle norme di prevenzione messe in atto dalle autorità sanitarie. L'ASL conferma che è preparata, ha dei professionisti che non si ritirano, come anche stanotte, a fare il loro lavoro, compreso la direzione strategica. Non c'è bisogno di andare in panico, perché noi seguiamo dei protocolli dal nazionale al regionale a quello dell'azienda sanitaria, che sta lavorando da tre settimane per prepararsi all'eventualità che è avvenuto stanotte. Anche le parrocchie di Vasto si sono adeguate all'ordinanza del sindaco, sospendendo tutte le attività fino a sabato prossimo. Per decisione dell'arcivescovo Bruno Forte, però, saranno officiate regolarmente le messe. E a proposito di scuole, l'ordinanza emessa dai comuni del sud dell'Abruzzo è stata superata dalla direttiva del governo nazionale, di cui la notizia
ci è appena giunta in redazione. Il governo ha disposto che tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli atenei e poli universitari, rimarranno chiusi lungo tutta la penisola fino a metà marzo. E continuiamo a parlare di questa emergenza sanitaria. Il Centro Regionale Sangue, per voce del suo direttore Pasquale Colamartino, ha voluto rassicurare tutti i donatori abruzzesi dicendo che non c'è alcun pericolo di contagio all'interno dei centri trasfusionali. Stefano Recanati. La prima notizia da dare è che il sistema trasfusionale abruzzese sta reggendo bene all'impatto anche mediatico della preoccupazione sul coronavirus. I donatori stanno venendo a donare e le scorte di sangue in questo momento sono sufficienti. Se posso dire una cosa è che possiamo rassicurare tutti i cittadini che i centri di raccolta del sangue sono sicuri e non sono un luogo in cui è possibile che si trasmetta il coronavirus. Perché? Perché tutti i donatori, al momento della prenotazione da parte dei call center, delle associazioni e dei centri trasfusionali, vengono prima preselezionati, vengono informati su tutte le problematiche del coronavirus, sui rischi che si possono correre e se ci sono dei dubbi o se anche una minima sintomatologia, un raffreddore, un mal di gola, i donatori si autosospendono e non accedono ai centri di raccolta. Il coronavirus non si trasmette attraverso la trasfusione di sangue, questo è stato già ampiamente dimostrato e quindi sono solo misure precauzionali quelle di selezionare i donatori. Ripeto, vengono esclusi dalla donazione solo i donatori che provengono dalle zone rosse o che hanno avuto contatti stretti con soggetti che provengono dalle zone rosse o sono sospetti di avere una sindrome da coronavirus. Ma ripeto, la cosa fondamentale e il messaggio importante in questo momento che la donazione del sangue e l'accesso ai centri di raccolta è sicuro. Potrebbe aprirsi un'emergenza sangue, c'è bisogno nei prossimi mesi di sangue per dei pazienti che sono ricoverati per coronavirus? Stiamo lavorando anche per produrre delle procedure che ci potrebbero servire in caso di calo delle donazioni e di emergenza sangue. Proprio adesso ad Oras l'assessorato alla sanità sta per emanare una circolare con cui ci sono tutte le indicazioni, intanto per gestire in sicurezza e in maniera uniforme per tutte le aziende, perché questo è importante. Il messaggio e i comportamenti devono essere uniformi, uguali per tutti, perché il sangue non è un patrimonio locale di quell'ospedale, ma l'autosufficienza del sangue è un concetto regionale a cui tutti devono concorrere. Cambiamo argomento, protestano i lavoratori dell'ASP 1 di Teramo, l'azienda pubblica di servizi alla persona che gestisce le quattro case di riposo teramane. Una delegazione di operatori sanitari e di sigle sindacali questa mattina ha incontrato il prefetto, Graziella Patrizzi, per descrivere la grave situazione debitoria dell'azienda che mette a rischio tanti posti di lavoro. Tania Bonici Castelli. Dura protesta sotto la sede della prefettura di Teramo dei lavoratori che assicurano il servizio di assistenza residenziale agli anziani dell'ASP 1. Scendono in piazza anche le sigle sindacali della CGIL, CISL, UIL e UGL che denunciano una situazione economica ormai insostenibile dell'azienda pubblica di servizi alla persona di Teramo, giunta drammaticamente ad un bivio. L'ASP 1, secondo i sindacati, ha accumulato nel tempo un'esposizione debitoria nei confronti dei vari soggetti economici che garantiscono i servizi all'interno delle strutture operanti sul territorio per circa 8 milioni di euro, una situazione che mette in pericolo lavoratori e servizio stesso. Non abbiamo una vertenza squisitamente sindacale, tranne che per i lavoratori della struttura di Sant'Omero, dove registriamo dei ritardi nello stipendio di diversi mesi, ma la vicenda che stiamo portando all'attenzione dei cittadini e delle istituzioni, come facciamo ormai da mesi, è quella del futuro, è quello del futuro di questi servizi in cui registriamo una scarsa attenzione da parte delle istituzioni. Sono servizi, è un'azienda che accumula per la gestione di questi servizi debiti anno per anno crescono.
siamo preoccupati per il futuro, non solo da un punto di vista di tenuta occupazionale, ma di possibilità di continuare ad erogare questi servizi per la popolazione più anziana della nostra provincia. Quindi siamo qui per chiedere un tavolo istituzionale perché si trovino le soluzioni che garantiscono il futuro di questa istituzione. I lavoratori dell'ASP 1 di Teramo hanno espresso al prefetto Graziella Patrizi i timori di perdere la propria occupazione a causa di questa situazione debitoria. A farne le spese le quattro case di riposo di Teramo, Civitella, Nereto e Sant'Omero. Viviamo uno stato di forte agitazione e preoccupazione per il nostro futuro, visto che purtroppo c'è un gravissimo ammanco economico, siamo molto preoccupati per la gestione di questi servizi, anche perché noi insomma lavoriamo e garantiamo tutto al meglio. Speriamo che le istituzioni oggi possano darci qualche risposta. Andiamo a Pescara, dove è convocata nel pomeriggio la maggioranza del comune per prendere una decisione definitiva sulla realizzazione della terza corsia su Viale Marconi in pieno centro. In ballo la questione parcheggi che nelle ultime ore divide il centrodestra. Vediamo il servizio. Arriverà nel pomeriggio, dopo la riunione di maggioranza, la decisione sul futuro della terza corsia in Viale Marconi a Pescara, corsia preferenziale da realizzare sul lato Monti. L'incontro si annuncia delicato, in quanto alcuni componenti della maggioranza, seppur favorevoli al progetto, vorrebbero apportare delle modifiche nell'intento di salvare i 96 posti auto. La conferma di queste modifiche potrebbe portare da un lato all'allungarsi dei tempi di realizzazione, con il rischio maggiore che resta la cancellazione dei fondi assegnati per questo progetto. Ho presieduto, in quanto delegato del sindaco, 5-6 riunioni nelle quali abbiamo voluto fare un focus di approfondimento su un progetto da 1.300.000 euro. L'entità di questo finanziamento la dice lunga sull'importanza di questo progetto, di quanto possa andare a incidere da un punto di vista economico, da un punto di vista sociale, da un punto di vista commerciale e anche da un punto di vista logistico, perché comunque un sistema di trasporto pubblico locale su corsia dedicata va comunque ad agevolare la vita e la quotidianità delle persone e delle comunità, anche e non soltanto quelle strettamente della nostra città. Oggi tutti gli elementi per poter effettuare una valutazione complessiva sono a disposizione. Poi magari qualche volta la politica trova anche altre soluzioni o comunque magari ci sono anche opzioni mediane, tra il bianco e il nero può esserci anche poi una soluzione alternativa. La questione dei posti auto è uno degli aspetti che abbiamo evidenziato. E ho notizia questa mattina, in aggiunta a quelle che già avevo acquisito, che i circa 90-95 posti auto che andrebbero perduti attraverso la creazione di tre corsie, una dedicata e riservata e protetta al filobus, possono essere recuperati addirittura anche in misura maggiore rispetto a quello che avevamo preventivato e rispetto agli studi che abbiamo effettuato in queste settimane. Una fumata nera potrebbe però far perdere dei fondi importanti come quelli europei, perché sono quasi 1.200.000-1.300.000 euro. Ecco, lei mette poi, pone l'attenzione su un'altra sfaccettatura rilevante. L'eredità di questo progetto l'abbiamo raccolta, può essere un'eredità positiva o un'eredità negativa, questo dipende dai punti di vista. Però quel 1.300.000 euro è 1.300.000 euro che la città ha acquisito ed è un intervento economico importante. La perdita di quel finanziamento può comportare anche tutta una serie di conseguenze. La prima può essere di scompensare un sistema generale, perché quel finanziamento è all'interno di un finanziamento più ampio che va comunque a premiare progetti anche di altre città capoluogo di provincia nella nostra regione, e quindi è una responsabilità anche questa. Dopo mesi di sollecitazioni c'è un nulla di fatto dalla Regione Abruzzo per l'avvio dei programmi Restart sul microcredito alle aziende. Questo è quello che sostengono le associazioni di categoria e Confidi aderenti, che chiedono l'immediata attivazione di garanzie per l'accesso al credito per le imprese ma anche per i lavoratori autonomi del cratere sismico.
L'emergenza coronavirus ha aggravato ulteriormente la situazione economica delle piccole e medie imprese abruzzesi, che attraverso le proprie associazioni di categoria e Confidi aderenti tornano a sollecitare la politica regionale a dare piena operatività al programma Restart. Si tratta dell'attivazione di garanzie per favorire soprattutto l'accesso al credito a tante microaziende e lavoratori autonomi che operano nel cratere sismico. Flaviano Montebello, di Casartigiani Abruzzo. Ancora grande è la disattenzione della politica e della giunta regionale al problema del microcredito. Sì, il problema soprattutto riguarda il fondo Restart, un fondo disponibile oramai da mesi per la regione, bisogna soltanto attuarlo, si potrebbero erogare 120 milioni di euro, ma purtroppo la regione, l'assessore Liris, l'assessore Febo si rimbalzano, diciamo, la competenza. C'è una stasi proprio fortissima da parte della FIRA, che sono circa due mesi che non risponde a una lettera che gli abbiamo inviato come tutte le associazioni datoriali unitarie, e soprattutto questa FIRA che vorrebbe sostituirsi a Banca e Confidi, diventare l'interlocutore delle imprese, speriamo che questo non avvenga. E quindi, dicevo, c'è tutta una disattenzione da parte della Giunta e dell'apparato della FIRA verso una problematica di sicuro interesse per le nostre imprese. E le nostre imprese stanno soffrendo enormemente. Sì, stanno soffrendo per questi problemi che tutti in questi giorni, purtroppo questo è il coronavirus, c'è un campanello d'allarme, soprattutto nel settore del turismo, dell'autotrasporto, ma soprattutto stanno soffrendo perché non riescono ad avere credito. Noi rappresentiamo tantissimo nell'economia abruzzese, però in questo momento, insomma, la politica della giunta regionale è veramente lontana dalle esigenze creditizie delle piccole imprese. Nel 2005 a Lanciano morì il giovanissimo calciatore Marcello Di Meco per un arresto cardiaco proprio sul campo di gioco durante una partita di calcio. A 15 anni dalla tragedia, l'associazione intitolata al ragazzo ha inaugurato un monumento ai giovani calciatori. Sentimenti forti, commozione, gioia e dolore che si abbracciano nel ricordo e nella volontà di guardare al futuro con fiducia. Dall'allegro vocio di giovani in campo a pensieri che vanno a ritroso nel tempo in un monumento dedicato ai giovani calciatori al campo sportivo intitolato a Marcello Di Meco nel popoloso quartiere di Santa Rita a Lanciano. Il pomeriggio è stato intenso. 15 anni fa, il 3 marzo del 2015, Marcello non arrivò a sentire il triplice fischio della partita che stava giocando proprio sotto casa. Il papà Vittorio era lì. Un dramma, un arresto cardiaco che non ebbe pietà di sorrisi, sogni e speranze. E in 15 anni la straordinaria forza della resilienza ha consentito all'associazione, a di volontariato, gli amici di Marcello, di ricordarlo con numerose e preziose iniziative dedite al prossimo, dedite al ricordo attivo che va oltre le lacrime. Il monumento ai giovani calciatori, opera del maestro Antonio Del Donno, unisce tutti coloro che hanno vissuto il dramma della scomparsa prematura. Ad una partita di calcio tra la squadra degli amici di Marcello e i giovanissimi del Lanciano Calcio 1920 è seguita la cerimonia con Don Nicola, parroco di Santa Rita. Non poteva mancare la presenza di Anna e Pasquale Costantini, infaticabili con l'Aulus Lorenzo Facciungol, madre e padre del giovane Lorenzo, altro giovane calciatore. È un momento ambiguo perché c'è il momento del ricordo e poi c'è, diciamo, la gioia del momento, perché cerchiamo di far conoscere a chi non ha conosciuto Marcello e rinvigoriamo il ricordo. Non è il monumento di Marcello, assolutamente. Marcello è un ragazzo come tanti, come ho scritto nel mio libro, e sarà il monumento ai giovani calciatori. Io apporrò la targhetta di Marcello e chi vorrà, di quelli che hanno avuto la mia stessa disgrazia, potrà mettere il nome del proprio figliolo. Parliamo ora di calcio giocato nella pagina sportiva del nostro telegiornale. In apertura la Serie B. Questa sera posticipo della 27esima giornata tra Spezia e Pescara. Sulla partita incombe però l'ipotesi porte chiuse. La decisione sarà presa nelle prossime ore anche sulla scorta del decreto legge che sarà firmato in giornata. Andrea Costantini.
Incognita porte chiuse per il match del picco di questa sera alle ore 21 tra Spezia e Pescara. Sono fasi concitate e la decisione sarà una conseguenza dell'eventuale decreto legge che il governo approverà nelle prossime ore con le nuove misure atte a fronteggiare la diffusione del coronavirus. Misure che tirano in ballo anche eventi pubblici e dunque anche quelli sportivi. Saranno poi le rispettive leghe a disporre la sospensione dei campionati per 30 giorni o l'eventuale disputa di incontri a porte chiuse. Questo per quel che attiene le prossime giornate di campionato. Circa stasera, da quanto filtra anche dalla Spezia, la gara si disputerà. C'è la forte probabilità che avvenga a porte chiuse, così come nel caso la partita non sarà accessibile neanche alla stampa, ad eccezione di cameraman e tecnici del producer e del bordocampista. Decisioni che saranno prese nelle prossime ore. Intanto sul fronte tecnico il Pescara si appresta a disputare una gara molto difficile contro un avversario che in casa, allo Stadio Picco, ha lasciato le briciole agli avversari nelle ultime 9 apparizioni, 7 vittorie e 2 pareggi. Alla lunga lista di assenze si è aggiunto in extremis il centrocampista Busellato, alle prese con uno stato febbrile, reparto mediano particolarmente colpito anche per le assenze dello squalificato Memushai e di Castanos. Così le Grottaglie riproporrà Crecco a centrocampo con Melegoni e Palmiero. Nella linea di difesa mancherà Zappa, non convocato, al suo posto Drudi con lo spostamento di Bettella sulla fascia destra. Confermato Masciangelo a sinistra, in attacco Maniero resta il favorito per il ruolo di centravanti, nonostante i 4 punti di sutura riportati con l'Ascoli. Con lui Clemenza e Galano, mentre Bocic e Bojinov saranno armi preziose per la parte finale della gara. In casa la Spezia manca lo squalificato Mora, oltre i lungodegenti Ragusa, Vitale e Bastoni. A centrocampo il regista Matteo Ricci avrà al suo fianco Maggiore e Bartolomei. In avanti salgono le quotazioni di Bidawi, che contende una maglia a Federico Ricci per completare il tridente con Nzola e Giasi. Il Pescara cerca continuità dopo la vittoria sull'Ascoli e con un successo resterebbe in scia alla zona playoff, accorciando a meno 1. Lo Spezia vorrà cancellare le polemiche della partita di Benevento che hanno portato a rimostranze il presidente Chisori e il DS Angelozzi. Più in generale cercherà di riprendere una marcia interrotta dal solo punto nelle ultime 2 trasferte dopo che la squadra di Italiano si era issata fino al secondo posto. In Serie C invece l'obiettivo del Teramo è quello di tornare a segnare, ma soprattutto tornare a vincere. Il Diavolo domenica ospita la Virtus Francavilla e con 3 punti potrebbe effettuare il sorpasso sul Catanzaro, 7° in graduatoria, ma impegnato nel match contro il Bari. Vice capolista, il punto nel servizio di Jacopo Forcella. Uno scontro diretto in piena regola, il Teramo attende l'arrivo della Virtus Francavilla al Bonolis per un vero e proprio scontro diretto in chiave playoff con i biancorossi che ieri sono tornati al lavoro per preparare la sfida con i pugliesi di Trocini, che dopo il passo falso interno contro il Picerno domenica dovranno fare a meno di Caporale in difesa e Perez in attacco, entrambi appiedati per un turno dal giudice sportivo. Ceteo Di Mascio invece dovrà fare a meno quasi certamente di Federico Viero, il centrocampista soffre ancora del problema lesione all'adduttore della gamba destra che lo aveva costretto a lasciare il campo nel corso della gara interna contro il Potenza di una settimana fa. La sua assenza, molto probabile se non praticamente certa, dovrebbe portare alla conferma di Arrigoni al centro del campo con Ilari e Santoro dal primo minuto. Poi dalla mediana in su bisognerà valutare quali saranno gli uomini a cui il tecnico affiderà il ruolo di pungere la Virtus Francavilla e soprattutto tornare a segnare dopo 180 minuti a secco. Perché è questo il vero vulnus del Diavolo finora. 29 reti in 29 partite, è un attacco che fa fatica a concretizzare quanto spesso di buono costruisce il resto della squadra. Per questo una delle cose che andrà analizzata è l'eventuale disponibilità di Simone Minelli, che risente ancora di problemi nella schiena che lo hanno costretto a saltare la sfida di Pagani e che dopo aver lavorato a parte anche ieri potrebbe tornare però tra le alternative a disposizione dell'allenatore. Nella corsa agli spareggi quella di domenica per il Diavolo potrebbe essere una settimana utile per scavalcare per esempio il Catanzaro. I giallorossi di Auteri viaggiano un punto sopra i biancorossi ma affrontano il Bari di Vivarini e in caso di stop dei calabresi il Teramo potrebbe effettuare il sorpasso sovvertendo il fattore campo che adesso vedrebbe la squadra di Di Mascio giocare il match di esordio della post-season in trasferta. La Viterbese invece affronterà il Rieti in una gara non impossibile, la Vibonese riceverà la Paganese. Impegni difficili per Cavese e Avellino, che se la vedranno con Potenza e Ternana, ma la lunga volata della post-season è appena cominciata. È evidente però che al di là degli aspetti tecnici c'è attesa anche per capire quale sarà il destino di un campionato che potrebbe risentire delle misure del governo sull'emergenza coronavirus.
In Serie D invece il Dipartimento Interregionale ha disposto stamani con apposito comunicato il rinvio di tutte le partite della 27esima giornata del Girone F di Serie D a domenica 15 marzo. Le partite si sarebbero dovute disputare come da calendario domenica prossima, ovvero l'8 marzo, ma subiranno uno spostamento di una settimana a seguito delle misure contro la diffusione del coronavirus già predisposte dalla Regione Marche, in particolare con l'ordinanza firmata lunedì scorso. Posticipata al 15 marzo anche la gara tra Cattolica e Vasto Girardi, che era stata originariamente posticipata all'11 di marzo. E con quest'ultima informazione termina questa edizione del TG6. Tutti quanti i nostri servizi li trovate sul nostro canale YouTube o sul sito www.tv6.it. L'informazione tornerà questa sera alle 19 in diretta. Grazie e buon pomeriggio.